Bella raga, oggi vi volevo parlare un po' di Zen Market. Vi ricorderete senz'altro, presumo, che qualche anno fa appunto lavorai con loro per presentarvi questo servizio. Per chi non se lo ricordasse, Zen Market è essenzialmente uno di quei siti che si occupano di portare dal Giappone direttamente a casa vostra le vostre più pregiate merci. Come vedrete qua dentro ci sono degli articoli di Yu-Gi-Oh! Ma anche non solo, se mi ricordo bene, in maniera abbastanza facile e anche, se devo dire, più economica rispetto ad altre soluzioni tipo i soliti marketplace. Zen Market quindi è di fatto un servizio di proxy shopping che ti consente di avere praticamente ogni singola cosa che esce dal Giappone direttamente appunto a casa tua. Non voglio annoiarvi troppo, vi dico semplicemente che Zen Market ha lanciato un suo programma di fedeltà che aiuta gli utenti a letteralmente sbancare il sito, perché se siete come me, quindi persone che acquistano abbastanza frequentemente dal Giappone, potrebbe aiutarvi a risparmiare qualcosina. Infatti dovete sapere che se negli ultimi 4 mesi avete spedito almeno un totale di 15.000 yen come valore di oggetti, entrerete a far parte automaticamente del servizio di programma fedeltà di Zen Market. Praticamente stiamo parlando di, sì, più o meno 25 euro spesi su 4 mesi, che diventano 100, ecco. E uno dei vantaggi che onestamente, guarda qua quanta roba di già, stavo dicendo, una delle cose che onestamente io preferisco di Zen Market è che appunto con il servizio di fedeltà praticamente guadagnate dei punti che poi vi possono servire per pagare di meno cose come la spedizione. Salendo di livello inoltre potrete avere una ulteriore selezione di vantaggi come una percentuale di cashback più alta e più credito per bloccare i prodotti che volete, senza dover quindi aspettare di aggiungere fondi al vostro account che solitamente ci mette un po'. Quindi se siete dei collezionisti che comprano dal Giappone spesso come me, vi consiglio di non farvi sfuggire questa opportunità, perché risparmiare sulle vostre spedizioni non fa mai male. Se invece non avete mai comprato dal Giappone e volete cominciare a vedere anche un po' come funziona, in descrizione trovate il link per registrarvi direttamente a Zen Market, con tra l'altro anche un bonus di 1000 Zen Point da poter utilizzare. Direi quindi di non perderci in ulteriori chiacchiere, non voglio annoiarvi più di molto, andiamo a vedere tutta la roba che ho ordinato questa volta. Yeah! Come vedete, tra l'altro, imballano anche abbastanza bene. Quindi un plauso anche per questo. Comincerei da questo, che già si intravede qualcosa. Sono delle sleeve che molti stanno amando in quest'ultimo periodo. Vuoi perché sta per uscire lo Structure di Blue Eyes, vuoi perché appunto sia una carta abbastanza ricercata. Sono arrivate le sleeve di Dragon Master Magia. Queste per esempio da noi non sono arrivate e non credo che arriveranno, e queste erano esclusive del YCS di Osaka, se non mi ricordo male, o Nagoya, l'ultimo che c'è stato insomma. Questo invece è un articolo che onestamente volevo troppo, perché lo vediamo anche quando streamo su Twitch le partite dei giapponesi. È una calcolatrice ufficiale di Konami, che sicuramente non avrà le batterie perché sarebbe stato un problema da spedire dal Giappone con le batterie. E invece no, le batterie ce le ha. Ce le ha e come. È una calcolatrice ufficiale di Konami, adesso io non so se si vede molto bene, però fa anche i suoni. Senti. Come vedete ci sono i life points dei due giocatori, tutti sposti a destra o a sinistra per selezionare, poi ne togli, boh, 3000 e scendono. È una cosa veramente comodissima, forse si vede un po' poco l'LCD, magari è da impostare in qualche modo. Calculator, ha tantissime funzioni tra l'altro. Va bene, mettiamola di lato per il momento, poi ci perdo un po' di tempo a capire come funziona. Qua invece, sempre per la questione di oggetti che hanno un dubbio utilizzo probabilmente, abbiamo il
One Piece Sound Loader. E voi mi direte, ma perché hai preso il One Piece Sound Loader? Perché fa ridere. E adesso vi spiego anche il perché fa ridere. Innanzitutto c'è pure questa promo di Luffy. Questo è il leader che c'era in OP05, mi sa. E questo è il Sound Loader. Funziona... Eh? Bellissimo. Ma poi non ha nemmeno il volume impostabile. Lo senti e basta. Ori no zai hoka. Sì, bello. Bello, bello. Quanto casino fa. Bello. E poi tu lo apri, non so come, però sì, lo puoi aprire e ci ficchi dentro la carta qua. Esattamente quello a cui serve, dar fastidio alla gente. E lo userò. Poi, ovviamente, c'è anche da dire che dal Giappone tu puoi comprare anche carte singole. Ed ecco qui tutte le carte singole che ho comprato, dato che da loro c'è una vastissima, non so perché, quantità di carte americane in giro. Quindi ho preso un playset di Malicious Secret, e questi era da un po' che dovevo prenderli, ma non ho mai avuto la voglia. E da qualche parte c'è anche il terzo, eccolo qui. Come vedete, tra l'altro, boh, sono perfetti, incredibile qualità ancora di queste carte. Poi ho preso questo Ancient Fairy Dragon Ultimate, perché stava veramente a poco, stava tipo a una trentina di euro. E anche questo, boh, mi sembra nuovo. Mi sembra messo molto bene, tra l'altro guarda lì che foil. Molto bello. Poi ho preso questo Shooting Star Dragon, che molti non lo sanno, ma è la mia carta preferita in assoluto di Yu-Gi-Oh! E quella Ultimate fa veramente un gran figurone. E poi ho preso anche due altre cosine, tra cui il saggio che hanno annunciato Ultimate e un Tiras. Siamo quasi arrivati alla fine, abbiamo anche un paio di playmat. Questo è un playmat dei due spiriti di Jaden, ovvero Yubel e Neos. Questo era un 3v3 che si è tenuto in Cina l'anno scorso, vicino appunto all'uscita di Phantom Nightmare, ed è un playmat bello per me, che ovviamente sono fan sia di Yubel che di Neos, ma in generale di Jaden è veramente bellissimo. E infine questo è l'oggetto più costoso che ho ordinato questa volta dal Giappone, ovvero il dual set di Tiar Lamens. Tiar, che aveva appunto riscontrato abbastanza successo in quel periodo in Giappone, e questo appunto è il dual set che al suo interno ha non solo le sleeve di Rule Kallos, ma anche il playmat di Rule Kallos. È ancora sigillato, quindi è proprio nuovo, e questi stanno cominciando a scarseggiare anche là in Giappone. Da noi questi, boh, possono tranquillamente valere una follia, perché ne arrivano veramente pochi. Da loro costano circa un'ottantina d'euro, ecco. Però stanno cominciando, ripeto, a sparire, perché ovviamente è un prodotto che, come vedete, si rifà ad Osaka del 2022. Queste sleeve sono incredibili. Ve le devo far vedere con i flash. Guarda un po' che bellezza. Sono incredibili. E poi, se continuiamo a scavare, non solo troviamo il playmat, ma troviamo anche una promo di Metanoise Secret. Eccola qui, Metanoise Secret, che al tempo comunque era una grandissima carta. Parlando però del playmat, troviamo quello che secondo me è uno dei playmat più belli che hanno fatto per un dual set. Tra l'altro la qualità di questi è abbastanza diversa rispetto ad appunto i playmat normali. Sono proprio più pesanti, è come se fossero doppi. E poi c'è lei, la regina, con le zone appunto a tema, diademi, tiare, insomma, bellissimo playmat. Dunque ragazzi, se anche voi volete dare un'occhiata a quello che il Giappone può offrirvi in termini appunto di Yu-Gi-Oh!, One Piece e quant'altro, potete semplicemente iscrivervi a Zen Market con il codice che trovate in descrizione.
avere 1000 Zen Point gratuiti e magari cominciare anche la vostra avventura nel mondo degli acquisti in Giappone. Vi avviso, diventa una malattia. Qui da Diego, quindi, per oggi è tutto. Lasciate un mi piace, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e passate sempre in live su Twitch, dove mi trovate con svariati argomenti, tra cui anche questo, gli acquisti dal Giappone. Ciao ragazzi.